Buonasera a tutti, grazie per essere qua e stasera parliamo di Rumi e la legge della creatività. La legge della creatività è una delle leggi che accrescono la capacità di amare dell'anima. Quindi essere creativi ci porta ad amare di più, ad essere di più. Prima di cominciare, come sempre, cantiamo insieme alcuni yo. Facciamo alcuni respiri. Entriamo nella consapevolezza dell'anima. Invitiamo il maestro. Mettiamo l'attenzione al terzo occhio, che è la porta verso i mondi superiori. E inspirando cantiamo io. Baraka Bashad. Ecco, allora, come dicevo prima, la legge della creatività è una di quelle leggi che aiuta a sviluppare l'amore dentro di noi. Noi siamo anime create da Dio per amore e la sostanza di cui siamo composti è la luce e il suono divini. La nostra anima è una parte di Dio e la caratteristica principale del divino è quella di creare. Rumi dice: io sono la luna, dappertutto e in nessun luogo. Non cercarmi al di fuori, abito nella tua stessa vita. Ognuno ti chiama verso di sé, io ti invito solo dentro te stesso. Ecco, questa luna che è dentro noi stessi è la porta sulla luce divina. Noi, entrando in contatto con questa nostra luna interiore, entriamo in contatto con il potere creativo divino. Quella luna è la fonte della creatività dentro di noi. Per poter entrare in contatto con questa nostra essenza, occorre che noi innalziamo le nostre vibrazioni. Ecco perché è necessario fare esercizi spirituali. È necessario in primis cantare il suono Hu, il canto dell'anima, il suono del nostro respiro. Il suono che ha creato l'universo. Facendo così tutti i giorni, noi entriamo in risonanza con la vibrazione della corrente sonora che pervade tutti gli universi. Questo vuol dire che possiamo esprimere nel nostro quotidiano al massimo il nostro potere creativo. Perché ci muoviamo dal livello dell'anima. Perché
siamo anima, siamo consapevoli della sua realtà e delle sue potenzialità. È molto importante questa identificazione con l'anima, perché noi come personalità siamo soggetti alla ripetitività del karma, siamo soggetti a vivere in modo meccanico a causa di tutti i condizionamenti che abbiamo assunto nel nostro passato. Ecco perché è fondamentale innalzare le nostre vibrazioni. È scritto nella Bibbia: deciderai una cosa e ti riuscirà se sul tuo cammino splenderà la luce. Questo è Giobbe. Se sul tuo cammino splenderà la luce. Questa luce è dentro di noi. Per poter essere creativi in modo consapevole, occorre che questa luce splenda. Perché possa splendere, dobbiamo uscire tutti i giorni consapevolmente dall'imprigionamento delle forme pensiero della nostra personalità, di tutti i condizionamenti che abbiamo acquisito a livello karmico in tutte le varie incarnazioni e in questa stessa vita. Il modo per varcare la porta che separa i mondi inferiori dai mondi superiori, come ho detto già tantissime volte da quando facciamo questi incontri, è l'immaginazione. E Rumi scrive a proposito dell'immaginazione: mi chiedesti con chi sei venuto? Con la maestosa immaginazione che mi hai donato. Perché sei venuto? Il mosto del tuo vino era nell'aria. Qual è la tua intenzione? L'amicizia. Ecco, il mosto del tuo vino era nell'aria, il profumo della tua essenza divina era nell'aria ed è questo che mi ha spinto a venire verso di te. L'intenzione qual era? L'amicizia, cioè essere amico di Dio. Dio è il nostro più grande amico, non solo il nostro creatore, ma il suo amore ci ha creato per amore. Noi abbiamo il dono della vita per amore. Lui ci ama. Siamo abituati, forse per tanti condizionamenti religiosi, a pensare ad un Dio giudice, ma in realtà è un Dio di amore. Noi dobbiamo solo riconoscere questo amore e per riconoscerlo dobbiamo aprire il nostro cuore, dobbiamo aprire la nostra consapevolezza, entrare in contatto cosciente con questa vibrazione straordinaria di amore, di bellezza e di bontà che ci attraversa quando ci identifichiamo nella nostra vera essenza, Dio in noi. Se facciamo così, abbiamo la possibilità di sperimentare l'abbondanza dell'amore divino e dei doni che provengono dagli universi spirituali superiori. Già tante volte vi ho letto questa poesia, ma la leggo ancora perché è bellissima, ci dà molta fiducia, molto coraggio. Scrive Rumi: puoi trovare un altro mercato come questo, dove con una rosa puoi comprare centinaia di giardini di rose? Dove per un granello di sabbia puoi avere l'intero deserto e per un debole respiro il vento divino? Pensate a quanta abbondanza noi possiamo attingere. Ecco, la creazione, il processo creativo si realizza nella misura in cui noi sentiamo e abbiamo fede nell'abbondanza dell'amore divino. Secondo la tua fede ti sarà donato. Dobbiamo chiedere con fede e allora possiamo ricevere. La tua fede ti ha salvato, diceva Gesù. Sapere che come pensi così accade ci rende responsabili dei nostri pensieri, dei nostri sentimenti, delle nostre azioni. Tutto quello che siamo oggi
è la conseguenza di quello che abbiamo pensato. Sapendo questo, noi sappiamo che possiamo cambiare il nostro presente e il nostro futuro, modificando le nostre forme pensiero. Ma occorre farlo attingendo alla grazia divina, attingendo agli archetipi del bene, del buono, del vero, del bello che si trovano negli universi spirituali superiori, nell'immagine divina. Attraverso la contemplazione, attraverso la preghiera, attraverso il canto dello Yu, noi possiamo attingere a questi archetipi, a queste immagini di assoluta bellezza e nutrire con esse il nostro mondo interiore, in modo tale che le forme pensiero che noi saremo in grado di produrre saranno impregnate di questa bellezza, di questa bontà, di questo amore. E così facendo, creeremo per noi stessi delle condizioni via via migliori. Naturalmente abbiamo bisogno di aiuto, abbiamo bisogno di una guida, abbiamo bisogno di colui che ci indica la strada, abbiamo bisogno di nutrirci del contatto con il maestro interiore, la voce di Dio nel nostro cuore. Vi leggo adesso una bellissima poesia di Rumi che spiega quali sono gli effetti per noi uomini del contatto col maestro interiore. Rumi scrive: chi trasforma l'amarezza in amore? Chi cambia un serpente velenoso in una collana di perle intorno al collo? Il re gentile che trasforma un demonio in un innamorato, un funerale in una festa, la cecità dalla nascita in una vista capace d'osservare il mondo intero. Colui che toglie la spina dal palmo e pone un cuscino di rose sotto la testa. Per uno spegne il fuoco, per un altro trasforma le fiamme in rose intorno alla testa. Lo stesso che accende le stelle e aiuta coloro che non possono più aiutare nessuno. Ciò che veniva considerato peccato si dilegua come le foglie di dicembre e scompare completamente dimenticato. Amen, dice, così sia. La gioia dentro e fuori. Come un fico, questa presenza è di buon gusto, un'estasi che è forza fisica per la mano e il piede e realtà per l'anima. Invio il mio amore a cavalcare la luce del sole e offro questa spiegazione di Shams a coloro che stanno aspettando, pieni di fede, a casa a Tabriz. Ecco, guardate com'è bella questa spiegazione che Rumi dà del maestro, di quello che il maestro fa per noi anima, per noi anime che stiamo cercando di tornare a casa da Dio e quindi stiamo attraversando tante prove, tanti test evolutivi. Ma se abbiamo vicino il maestro nel cuore, sappiamo che egli può trasformare le situazioni più difficili in qualcosa di meraviglioso, perché ci offre la consapevolezza e la nuova coscienza che cambia la realtà. E Rumi appunto dice: invio il mio amore a cavalcare la luce del sole, cioè la corrente sonora di luce e suono, no? E offro questa spiegazione di Shams. Shams di Tabriz era il maestro di Rumi, quindi Rumi in questa poesia offre ai lettori questa spiegazione del maestro a tutti coloro che stanno a casa pieni di fede ad aspettare,
queste sono le parole non solo di speranza, ma di certezza che Rumi ci offre per comprendere quanto sia fondamentale il rapporto che ognuno di noi può stabilire col maestro interiore e gli effetti di questo rapporto. Ecco, come vi ho detto anche l'altra volta, il maestro ci insegna come superare i nostri limiti, come andare oltre le trappole della mente, come sconfiggere i nostri nemici interiori. Abbiamo bisogno di lui per fare tutto questo e più noi siamo in risonanza interiore con il maestro e più scopriamo come mettere in campo le nostre qualità, quelle che abbiamo e che non sappiamo di avere, oppure scopriamo nuove qualità, come esprimerle. E quindi le nostre azioni porteranno ogni giorno frutti più grandi. Ci apriamo a possibilità più grandi, ecco. Essere creativi è una cosa importantissima. Essere creativi vuol dire esercitare la divinità dell'anima ogni giorno in tutto quello che facciamo. E se noi facciamo un passo verso Dio, Dio corre incontro a noi. Quindi più noi cerchiamo di essere creativi, più noi cerchiamo di esprimere la nostra unicità, la nostra individualità in tutto quello che facciamo, più sentiamo l'amore divino nel cuore, più avanziamo spediti verso la nostra evoluzione e quindi verso il ritorno a casa da Dio. Ecco, l'immaginazione creativa è fondamentale per sviluppare la creatività. L'immaginazione si sviluppa esercitandola, si sviluppa in vari campi. Uno, l'immaginazione che noi usiamo per fare gli esercizi spirituali, per andare nei mondi spirituali superiori, immaginare i templi, immaginare l'incontro col maestro, con gli altri maestri, immaginare di andare a lezione sugli argomenti che vogliamo approfondire nei templi interiori. E questa è un'attività dell'immaginazione che ha un grande valore creativo. Poi c'è l'immaginazione che ci permette di pensare dalla fine, di questo abbiamo già parlato tante volte, pensare dalla fine, pensare come se ciò che desideriamo sia già realizzato. Questa immaginazione noi andiamo oltre la traccia del tempo, entriamo nell'eterno presente dove tutto è già accaduto e pensando dalla fine abbiamo la possibilità di fare, diciamo, di aiutare la cosa, la facciamo manifestare nel momento presente. È la nostra capacità di immaginare che porta giù le idee, dal mondo delle idee, scendono nel mondo fisico. È come se nel mondo delle idee vi fossero tante schede, in ognuna vi fosse un'immagine e quindi una situazione di vita, ok? Noi, attraverso il potere dell'immaginazione creativa, scegliamo quale di queste immagini desideriamo che si manifesti. Quindi dobbiamo imparare a mettere l'attenzione sull'immagine di ciò che vogliamo realizzare e imparare a tenerla fissa l'attenzione su questo, cioè a esercitarla tutti i giorni, in modo tale che l'idea diventi sempre più chiara, sempre più definita. Una volta che abbiamo formato la forma pensiero, occorre riempirla di amore, di energia divina, di ek, di luce e suono. Ecco che allora la forma mentale, la forma pensiero più il sentimento crea la situazione che desideriamo realizzare. E una volta che noi facciamo questa esperienza, diventiamo via via sempre più responsabili di noi stessi perché ci rendiamo conto di quanto dipenda da noi il processo sia della nostra evoluzione che della nostra felicità. Avevo preparato un PowerPoint che poi vi manderò per email oppure su WhatsApp e che adesso commenterò perché ci sono delle cose molto interessanti. Allora,
Ogni atomo è intelligente e cerca di realizzare lo scopo per il quale è stato creato. Immaginate tutte le forme che sono nell'universo. Ogni forma sta cercando di esprimersi al meglio della sua realtà. Queste cose già le ho dette l'altra volta, quando abbiamo parlato della ghianda e della quercia. Una ghianda è in potenza ciò che è la quercia in atto. Ecco, questo processo che passa dalla potenza all'atto vale per ogni cosa. Quindi, se noi siamo creativi, cavalchiamo il processo della creazione, che è la corrente sonora stessa, che è l'energia divina stessa che pervade tutta la realtà e che porta ogni cosa ad esprimersi al massimo delle loro potenzialità. Quindi ci inseriamo consapevolmente nella corrente divina che crea. Ci identifichiamo con questo e cavalchiamo l'onda della creazione. Noi siamo i creatori del nostro mondo. Possiamo, noi oggi, come ho detto prima, siamo il risultato di ciò che abbiamo creato ieri con il pensiero e il sentimento. E se questo è vero, noi possiamo cambiare il nostro futuro. Ma non basta desiderarlo, occorre agire. Ecco, questa è la differenza. Non basta sperare, non basta desiderare, occorre agire, cioè fare. Possiamo farlo con l'azione, ma che tipo di azione? Come ho detto prima, con l'immaginazione creativa. Usando l'immaginazione, noi creiamo l'immagine della cosa, poi la riempiamo con il sentimento e con l'amore e ci dichiariamo canali al servizio del bene più grande, al servizio del tutto. Ora vi leggo una frase bellissima che è di Paul Twitchell, il maestro di Kankar che è venuto prima di Sri Harold Clamp. In un bellissimo libro intitolato Il flauto di Dio, egli scrive: noi, come individui, non preghiamo affinché il divino ci dia qualcosa. Invece, chiediamo in modo positivo ciò che, noi ricevendolo, farà beneficiare il tutto. Ciò facendo, noi ci solleviamo al di sopra del livello del pensiero egoistico e diamo maggiore significato all'aiutare noi stessi agendo per gli altri. Tutto è qui e ora. Sul piano dell'anima, oltre i mondi dello spazio e del tempo, esiste l'eterno presente. Quindi tutto è qui e ora. Noi dobbiamo essere convinti che tutto ciò che immaginiamo, che abbiamo nella nostra testa, esiste già. E portarlo nel momento presente dipende dal nostro richiederlo. Gesù diceva: chiedete e vi sarà dato, bussate e vi sarà aperto. Qualunque cosa accada nella nostra vita ci serve per avvicinare l'anima a Dio. Poiché stiamo cercando di avanzare, spesso ci troviamo in situazioni nelle quali non avremmo mai voluto essere. Ci troviamo nei pasticci, diciamo. E in quel momento però impariamo a chiedere aiuto. Se chiediamo aiuto, lo riceviamo. E con ciò che riceviamo impariamo in modo responsabile a tirarci fuori dalla situazione complicata in cui ci siamo infilati. Ecco che questo sviluppa la nostra maestria. Agire accettando la totale responsabilità di tutto quello che facciamo e creiamo, ci porta a sviluppare la maestria, a diventare maestri di noi stessi. Il maestro interiore ci svela come possiamo diventare maestri noi stessi. Il luogo da cui attingere alle idee che ci servono per creare consapevolmente è il paradiso. Noi, attraverso gli esercizi spirituali, il canto dello Yu, dobbiamo andare nei mondi spirituali superiori, dove possiamo attingere gli archetipi divini e con essi creare. Dove sono andati Beethoven e Mozart? Dove sono andati Michelangelo e Leonardo?
Dante, Omero e tutti i grandi. Dove hanno preso l'ispirazione? L'hanno presa dai mondi spirituali superiori. Anche noi possiamo farlo. Per qualunque cosa noi desideriamo realizzare, noi possiamo attingere a questa fonte illimitata. E per farlo dobbiamo innalzare le nostre vibrazioni e tutti i giorni fare qualcosa. Ecco, dobbiamo uscire dall'atteggiamento passivo di attesa senza fare nulla. E invece dobbiamo agire. Perché noi impariamo e facciamo esperienza soltanto attraverso l'azione e non le parole. Agire, misurarci con ciò che non conosciamo, affrontare le cose. E anche se commettiamo degli errori, non è importante, perché essi ci servono per imparare. Fece dell'errore una porta attraverso cui la verità poté passare. È sempre meglio agire piuttosto che non fare nulla e aspettare in modo passivo una grazia che non può arrivare dal cielo se noi non facciamo la nostra parte. L'aiuto lo riceviamo sempre da Dio, però prima dobbiamo fare tutto quello che è nelle nostre possibilità, come se tutto dipendesse soltanto da noi. Quando abbiamo fatto questo, lo Spirito Divino interviene con un miracolo e porta a compimento l'azione. È l'anima che crea i suoi mondi. L'azione creativa, l'immagine creativa viene prodotta dall'anima, dalla divinità dell'anima. Fino a quando agiamo dal livello della personalità o della mente concreta, non accade nulla. Mentre se agiamo dal livello dell'anima, sperimentiamo che noi siamo i creatori dei nostri mondi. Noi impariamo ad essere causa e non effetto. Quando siamo causa, siamo in sintonia con Dio. Quando siamo effetto, ci lasciamo trascinare dalle forze oscure, dalle forze che non vogliono che noi evolviamo, ok? Quindi in ogni circostanza dobbiamo cercare di essere causa. Un modo per farlo è elevare la nostra consapevolezza cantando lo You. Elevare la consapevolezza significa che noi possiamo guardare la nostra vita dall'alto. È come se noi potessimo vedere il passato, il presente e il futuro dall'alto e ci trovassimo in una cabina di pilotaggio di un'astronave che ha la possibilità di viaggiare oltre la dimensione dello spazio e del tempo. Pensate che grande libertà abbiamo a disposizione. Qualunque cosa ci accada, qualunque situazione della vita noi stiamo vivendo in questo momento, noi ogni giorno abbiamo la possibilità di andare oltre il tempo e lo spazio e di guardare tutta la nostra vita, passato, presente, futuro, come se fosse tutto presente. Abbiamo tutta un'altra libertà di movimento e di azione da quella posizione, ok? Ecco perché è importante nutrirci con l'energia dello spirito attraverso gli esercizi spirituali, attraverso il canto della parola. Il pensiero crea la forma, ma è il sentimento che le dà vita. L'immagine mentale è come gli stampi, gli stampini che usavamo da bambini quando giocavamo sulla spiaggia e creavamo con la sabbia tutta una serie di forme. Ciò con cui dobbiamo riempire quelle forme, quelle immagini, quelle forme pensiero, le forme pensiero di ciò che desideriamo realizzare, è l'amore divino, è l'ek, è la luce e il suono. È la stessa energia dello Spirito Santo, è la luce e il suono che pervade tutta la creazione, è l'essenza divina di ciò che veramente siamo. Noi possiamo creare soltanto quando riconosciamo che la nostra anima è Dio.
Quindi il processo creativo si realizza nella misura in cui si uniscono in modo intrecciato il sentimento e il pensiero. Se noi con l'immaginazione entriamo in contatto con la corrente dello spirito divino, ciò è possibile. Questo significa che noi immettiamo nelle nostre forme pensiero quel sentimento d'amore che pervade la creazione, che è lo io, che è Dio. Dio si manifesta come amore. Il suono e la luce sono l'amore divino. Il nostro respiro è amore divino. Ogni volta che noi siamo consapevoli di questo, esprimiamo e manifestiamo qualità divine. Adesso ci chiediamo: che cosa apre il mio cuore? Quale immagine risponde più profondamente a ciò che sono veramente come anima? Cosa mi rende felice? Cosa può permettermi di essere sempre di più me stesso e quindi in grado di servire il divino, servendo me e tutta la creazione. Ognuno di noi nasce con uno scopo preciso. Se noi chiediamo che ci venga mostrato, se noi cerchiamo di andare incontro a questa luna che abbiamo dentro, che ci può indicare o far ricordare lo scopo con cui siamo nati e chiediamo aiuto a Dio perché noi possiamo esprimerlo e manifestarlo. Consapevoli che nel fare questo noi portiamo avanti un disegno generale che è divino, perché siamo inseriti nella volontà divina, nel quadro generale dell'universo. Ognuno ha la sua parte. Ognuno di noi può fare qualcosa che nessun altro può fare e trovare e riconoscere questa unicità è la fonte della felicità, della realizzazione e dell'amore e il mezzo attraverso il quale percorriamo la strada di ritorno verso Dio. Quindi è una cosa meravigliosa per noi e per gli altri, per quello che potremo fare per gli altri. Aiutiamo noi stessi per aiutare gli altri, per essere collaboratori di Dio, perché lo scopo dell'anima è certamente l'evoluzione e tornare a casa da Dio, ma questo avviene imparando a diventare collaboratori di Dio. Collaboratori di Dio, fare il suo lavoro, realizzando il nostro. Perché non c'è nessuna contraddizione, ma fanno parte dello stesso disegno. Una preghiera, che già vi ho detto altre volte, ma che mi piace ripetere adesso. Maestro, apri le ali della mia consapevolezza, aiutami a danzare al ritmo della corrente sonora e mostrami cosa amo fare oggi in tua compagnia e in compagnia dei maestri, ecco, i maestri dello spirito divino, gli adepti dell'antico ordine Vairagi. L'immagine che cerchiamo di creare deve essere estremamente essenziale. È un archetipo, cercate di ricordare quello che diceva Platone. Esiste l'idea di albero e poi sulla terra ci sono tanti alberi diversi. Ecco, noi dobbiamo creare delle immagini che siano molto simili a degli archetipi, cioè molto essenziali, ma dense di amore. E poi lasciare all'ECHE, lasciare allo spirito diciamo, il modo con cui le vorrà manifestare. Dobbiamo lasciare allo spirito il compito di declinare questa immagine come lui desidera. Noi abbiamo il compito invece di immaginare l'essenza dell'idea che vogliamo realizzare. E poi la riempiamo di amore, fede, certezza. E assaporiamo la gioia di essere figli di Dio, di essere principi e re al trono e
e non più servi reietti pieni di sensi di colpa. Ecco, identificarci con la natura divina ci affranca immediatamente dalla condizione di servi e noi accettiamo in modo consapevole il ruolo di essere eredi al trono. Il potere divino è l'archetipo della perfezione, della consapevolezza, del pensiero e del sentimento. Avendo questo in mente, noi diventiamo centri dell'attività creativa divina e creiamo nuove condizioni per noi stessi e per gli altri. Ecco, tutte queste frasi io le ho prese dal libro Le leggi spirituali della vita e comunque ve le mando e vi consiglio due cose, di leggere e meditare su queste frasi e poi di andare sul mio libro in uno degli ultimi capitoli dove spiego degli esercizi di immaginazione creativa proprio per sviluppare la creatività. È nella parte dell'appendice del libro, la parte finale, dove trovate le poesie che ho letto prima e quello che ho detto prima. Ecco, ci fermiamo qua perché adesso dedichiamo il resto della serata allo scambio di idee tra di noi. Io vi ringrazio e niente, sono molto grata allo Spirito Divino, al Maestro, a tutti voi e al dono della vita, che è veramente qualcosa di straordinario, perché ciò che possiamo scoprire vivendo è infinito. Ogni giorno possiamo avanzare verso stati di coscienza più ampi e verso una realtà anche fisica molto più grande. Tutto sta nella nostra fiducia e nel crederci, ecco, nel sentire le potenzialità dell'anima e la grandezza della nostra esistenza, in quanto noi siamo una parte di Dio. E diventare responsabili co-creatori del divino è la cosa più bella che si possa sperimentare. Grazie. Barak Bashad, e adesso riattivate i microfoni così ci scambiamo delle idee.